Come si spezza il triangolo della corruzione? Il triangolo della corruzione, come ho cercato di spiegare, è fatto sicuramente di alimentazione, di cultura etica, di sensibilizzazione, cioè di innalzamento della barriera di rottura etica individuale, che rappresenta però uno degli elementi. Siccome gli altri due elementi del triangolo sono dati dal bisogno, quindi cercare di elidere gli stati di bisogno ragionando su quelli attraverso per esempio degli interventi efficaci verso le imprese per esempio, ma dall'altra opportunità, che significa eliminare l'occasione. Per eliminare l'occasione significa avere controlli efficaci, controlli preventivi efficaci, norme estremamente chiare e facilmente comprensibili. Lo stato dell'arte dell'Italia in rapporto alla corruzione in Europa qual è? Ma noi abbiamo puntato tutto, secondo me sbagliando probabilmente, soltanto sulla repressione. Cioè, io dico sempre che noi non abbiamo mai smesso di essere uno stato di polizia, aggiungerei oggi di polizia giudiziaria, no? E non abbiamo mai seriamente ragionato invece su questa logica che esponevo poco fa, cioè fare cultura, fare sensibilizzazione, ma capire, facendo il follow up, quello che in azienda chiamano il follow up, se le nostre norme sono efficaci, cioè rispondono all'esigenza effettiva di prevenzione.